Viaggiare verso le stelle è il sogno di tutta l'umanità, o perlomeno dei creatori di fantascienza che hanno sempre provato ad immaginare dei motori che viaggino nell'iperspazio a velocità maggiori di quelle della luce, oppure fantasticando di astronavi generazionali all'interno delle quali potremmo ibernarci e rimanere assopiti fino all'arrivo in un nuovo pianeta lontano. Ebbene, come abbiamo già fatto diverse volte all'interno di questo canale, oggi faremo un salto nella fantascienza che sfrutteremo per parlare di scienza. In particolare oggi voglio parlare del motore a buchi neri. Cosa vuol dire? Che cos'è il motore a buchi neri? E soprattutto potrebbe funzionare davvero? E come nel caso? Cerchiamo di capirlo insieme. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Victor, sono il vostro ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. Prima di cominciare questo racconto nel mondo del motore a buchi neri, voglio fare un paio di annunci. Il primo è che abbiamo attivato gli abbonamenti al canale. Come funzionano? Potete abbonarvi al canale cliccando il tasto che trovate qua sotto di fianco al mio nome, quello di fianco al tasto iscriviti per intenderci, e con una piccola cifra simbolica potrete abbonarvi al canale ottenendo diversi privilegi. Il primo è accesso a spoiler su video e progetti in anticipo rispetto agli altri. Il secondo è ovviamente il badge di abbonato, quindi farete vedere a tutti quanti che siete fondamentali nel sostegno del mio canale. Il numero 3 è accesso prioritario alle risposte dei commenti, quindi se siete abbonati e lasciate un commento sotto il mio video, ovviamente riceverete risposta prima degli altri, cosa che non riesco a garantire a tutti perché certe volte ho davvero tantissimi commenti. Numero 4, ringrazierò personalmente ciascuno di voi alla fine dei video nei titoli di coda e ovviamente anche durante le live. Ho creato questo piccolo sistema d'abbonamenti per cercare di sostenere ancora di più il canale, quindi ringrazio tutti quelli che mi daranno una mano a sostenere questo mio progetto di divulgazione. Secondo annuncio, vi ricordo che non sono solamente su YouTube, ma anche su Instagram, dove possiamo parlare e aggiornarci più quotidianamente attraverso le storie, attraverso i post, attraverso i direct. Quindi se volete avere un contatto più diretto, ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram. E se invece volete proprio essere sicuri di non perdervi mai niente, di non dipendere da algoritmi, che certe volte ci fanno perdere i contenuti, le storie, eccetera, in descrizione trovate il link al canale Telegram, all'interno del quale scrivo in anticipo ovviamente di tutti i miei progetti, di tutti i miei video, e dove sarete sicuri al 100% di non dipendere da algoritmi vari, che quindi non vi perderete più alcun messaggio o alcuna novità. Detto questo, andiamo direttamente all'interno del video. Abbiamo già parlato di motori fantascientifici, come per esempio il motore a curvatura o il motore antimateria. Se ti sei perso o persa questi video, ovviamente te li lascio qua sopra e ti consiglio di andarli a recuperare. Però oggi voglio fare un salto nel motore a buchi neri. Un'idea che già nella fantascienza si è utilizzata parecchie volte. Persino Arthur C. Clarke, nel suo libro Imperial Earth, descrive questo motore. L'idea di base è quella di immagazzinare un minuscolo buco nero da cui poter sottrarre energia per spingere la nostra navicella. Piano, come si può innanzitutto creare un buco nero di queste dimensioni e soprattutto sarebbe possibile davvero estrarci dell'energia? Per capirlo dobbiamo introdurre tre concetti fondamentali. Il primo è quello dell'antimateria. Ne abbiamo già parlato diverse volte, anche appunto nella questione del motore ad antimateria. Però, velocissimamente, che cos'è questa chimera dell'antimateria? Beh, il mondo che ci circonda è fatto di materia ordinaria, composta da atomi formati da neutroni con carica elettrica neutra, da protoni con carica elettrica positiva e da elettroni con carica elettrica negativa. Oltre a ciò ci sono altre caratteristiche che descrivono queste particelle che sono chiamate numeri quantici. Morale della favola: l'antimateria non è altro che una materia che dal punto di vista fisico si comporta esattamente uguale alla materia ordinaria, ma che ha cariche elettriche opposte. Per intenderci, il positrone non è altro che un elettrone dal punto di vista fisico, ma con carica elettrica positiva. Vi starete chiedendo: ma i neutroni che non hanno carica come fanno ad avere una carica opposta? Beh, in quel caso la differenza giace in alcuni numeri quantici. Però la cosa interessante non è questa. La cosa interessante è che la materia, quando incontra la sua antimateria, si annichilisce, ovvero fondamentalmente scompare, non è più rilevabile se non sotto forma di radiazione.
radiazione elettromagnetica, secondo la famosa formula E uguale mc quadro, che ci racconta in sostanza che la massa e l'energia sono due facce della stessa medaglia. Quindi una particella, quando incontra la sua antiparticella, si annichilisce con essa, scomparendo e formando radiazione elettromagnetica. Questo ci dice che quando si è formato l'universo deve essersi formata una quantità di antimateria inferiore rispetto alla materia, altrimenti l'universo sarebbe completamente annichilato e permeato di radiazione elettromagnetica. Il modo e il motivo con il quale queste cose sono accadute è attualmente ignoto, ma che la materia esista è un dato di fatto, tant'è vero che siamo stati in grado di produrla anche in laboratorio. Ovviamente negli acceleratori di particelle come quelli del CERN di Ginevra possiamo produrre delle antiparticelle. Come vedete però, per produrre antimateria servono delle strutture gigantesche e soprattutto tanti soldi. Pensate che produrre pochi microgrammi di antiprotoni ci costa nell'ordine dei 60-65 miliardi di dollari, quindi parliamo di cifre esorbitanti per produrre pochissimo materiale. Passiamo ora al secondo argomento che dobbiamo capire prima di arrivare al motore a buchi neri, ovvero i buchi neri stessi. Quando una stella con una massa sufficientemente grande, parliamo di almeno 20 masse solari, collassa su se stessa, può formare un buco nero. In pratica è come se racchiudesse tutta la massa residua della stella in un punto infinitamente piccolo, creando una singolarità. Una singolarità non è altro che un punto, in questo caso con una massa ben definita, ma densità infinita e volume zero. In fisica, quando le cose vanno a zero o all'infinito, sappiamo che probabilmente c'è qualcosa che non stiamo capendo. E la risposta in questo caso giace molto probabilmente nella meccanica quantistica. Nella singolarità, morale della favola, c'è qualcosa a livello quantistico che non abbiamo ancora compreso appieno. E la spiegazione finale di tutto questo, in particolare, sta nell'unione fra la meccanica quantistica e la relatività generale, un'unione che ancora non esiste nonostante siano state fatte diverse speculazioni, fra cui la teoria delle stringhe. In pratica non sappiamo spiegare la gravità a livello quantistico e molto probabilmente questa mancanza ci fa arrivare a una conclusione errata della singolarità, ovvero quella di volume zero e densità infinita. Ora non mi addentro in questa cosa, però se vi interessa sapere di più sulla relatività e su come funziona, fatemelo sapere nei commenti e magari ci faremo un video dedicato parlando anche di come si forma un buco nero. I buchi neri quindi sono delle regioni sferiche di spazio-tempo delimitate da una linea immaginaria, l'orizzonte degli eventi, superata la quale non potremo fare altro che cadere verso la singolarità del buco nero e superata la quale nemmeno la luce può più uscire. È proprio vero quindi che da un buco nero neanche la luce può sfuggire. Ma perché succede questa cosa? Perché un buco nero racchiude una massa enorme, come abbiamo detto, in uno spazio infinitamente piccolo e quindi curva lo spazio-tempo in una maniera incredibile. Superato l'orizzonte degli eventi, in pratica lo spazio-tempo diventa talmente curvo e talmente distorto che qualsiasi direzione cerchiamo di prendere, questa direzione non sarà altro che verso la singolarità. Insomma, non c'è scampo, non c'è possibilità, non c'è alternativa. La curvatura è talmente forte da non permetterci nessun altro percorso se non quello verso la singolarità. E questo, ragazzi, c'è poco da fare, ce lo dice la relatività, ce lo dicono le osservazioni e i migliaia di esperimenti che abbiamo fatto su questo argomento. C'è poco da fare. Quindi, per creare un buco nero, abbiamo capito che basta prendere una grande massa e comprimerla in uno spazio piccolissimo. Beh, già qui ci sono un po' di problemi perché non è così semplice fare una cosa del genere. Anche perché quanto dovrebbe essere grande questo buco nero? Beh, possiamo calcolarlo. Infatti, per creare un buco nero dovremo comprimere un qualsiasi oggetto sotto a quello che viene chiamato raggio di Schwarzschild, scoperto dall'omonimo fisico tedesco. E la formula che ci dice quanto è il raggio di Schwarzschild è questa che vedete. Per darvi un'idea, se volessimo trasformare la Terra in un buco nero, dovremmo comprimerla all'interno di una sfera di raggio inferiore ai 9 mm, praticamente una biglia o comunque il diametro di una monetina. Quindi per avere un buco nero sufficientemente piccolo, ma che comunque abbia delle dimensioni apprezzabili, dovremmo avere delle masse davvero molto grandi e già qui si creano dei problemi non da poco. Prima di continuare però, ragazzi, questo è il momento perfetto per lasciare un bel like a questo video, perché i like sono fondamentali
fondamentali per far capire a YouTube quando un video è interessante oppure no. Ci vuole davvero un secondo, per me è davvero super importante e sostiene tantissimo il mio lavoro. Ah, un'altra cosa, se non siete iscritti al canale non dimenticate di farlo, perché vedo che tantissimi di voi guardano sempre i video ma non sono iscritti al canale, e l'iscrizione è ancora più fondamentale per sostenere il mio lavoro. Bene, non siamo ancora arrivati al motore a buchi neri e già le cose cominciano a scricchiolare, ma spieghiamo invece la terza componente fondamentale che ci servirà per capire il motore a buchi neri, ovvero la radiazione di Hawking. Innanzitutto dobbiamo capire che i buchi neri non sono come ce li immaginiamo molto spesso, ovvero delle cose che risucchiano tutto quello che hanno intorno. No, i buchi neri non sono aspirapolveri e sono degli oggetti, dei corpi celesti che hanno una massa e quindi esercitano una gravità a cui si può orbitare tranquillamente attorno. In effetti, se siamo fuori dall'orizzonte degli eventi, possiamo orbitare attorno al buco nero come possiamo fare attorno a qualsiasi oggetto con una massa. In realtà, ad essere precisi, dovremmo fermarci un po' prima, ovvero fermarci a quella che viene chiamata orbita circolare più interna stabile, che di base è il punto più vicino al buco nero attorno al quale possiamo orbitare senza cadere all'interno del buco nero. È importante capire che si può orbitare attorno a un buco nero. Difatti, se osserviamo lo spazio vuoto in qualsiasi momento, beh, questo vuoto non è poi così vuoto. Oltre a qualche atomo di idrogeno sparso qua e là, in quel frammento di vuoto possono apparire, tramite fluttuazioni casuali, delle coppie di particelle e antiparticelle. Vi ricorderete che all'inizio abbiamo detto che le antiparticelle e le particelle, quando si incontrano, si annichilano. E infatti queste apparizioni, queste fluttuazioni, sono momentanee e molto brevi. Però immaginiamo per un momento che una di queste coppie si formi vicino all'orizzonte degli eventi di un buco nero, tale per cui una si forma all'interno dell'orizzonte e l'altra immediatamente fuori. Beh, se questo dovesse succedere, una delle due particelle cadrebbe all'interno del buco nero e l'altra riuscirebbe a sfuggire fuori. Ecco, se in quel momento noi stessimo osservando il buco nero da fuori, beh, sembrerebbe proprio che il buco nero abbia sputato una particella. E questa particella, questa emissione, è proprio chiamata radiazione di Hawking. La radiazione di Hawking ha come conseguenza l'evaporazione dei buchi neri. Questo perché rispetto a un osservatore esterno, la particella inghiottita ha una carica negativa e quindi sottrae energia al buco nero. E siccome la relatività ci dice che E uguale a mc quadro, come abbiamo detto prima, se l'energia del buco nero diminuisce, necessariamente diminuisce anche la sua massa. Questo ci aiuta a spiegare perché questa particella sarebbe apparsa dal nulla, perché come sappiamo la famosa legge di conservazione dell'energia ci dice che nulla si crea e nulla si distrugge. E quindi da dove è spuntata questa particella apparsa dal nulla? Beh, viene proprio dalla massa del buco nero. Beh, per mantenere vivo questo principio, la particella che sfugge dal buco nero, la radiazione di Hawking, si porta dietro una quantità di energia equivalente a quella negativa assorbita dal buco nero. Ora, questa spiegazione della radiazione di Hawking è una spiegazione divulgativa data dallo stesso Hawking nel 1974, quando teorizzò la radiazione di Hawking, che però in realtà non è proprio corretta. È qualcosa che ci serve però per capire il concetto. Non mi addentro nella spiegazione reale perché non ci serve per questo video, ma ho fatto un video sulla radiazione di Hawking dove spieghiamo bene come funziona la radiazione di Hawking e perché, da un punto di vista prettamente tecnico, questa spiegazione divulgativa è sbagliata. Quindi ti consiglio di andarlo a recuperare. Per oggi ci facciamo andare bene questa spiegazione. Sebbene la radiazione di Hawking sia un concetto fisico abbastanza concreto e solido, ad oggi non ne abbiamo mai osservata direttamente. Il punto è che la radiazione di Hawking è una radiazione termica. Questo implica che il buco nero abbia una temperatura. E la temperatura del buco nero varia in maniera un po' controintuitiva, perché maggiore è la sua massa e più bassa è la sua temperatura. Per osservare l'evaporazione e quindi la radiazione di Hawking, bisogna che l'universo circostante, lo spazio circostante al buco nero, sia più freddo del buco nero stesso. Ma se il buco nero è un corpo più freddo dello spazio che lo circonda, questo scambio avviene in maniera opposta. Non a caso i buchi neri che conosciamo assorbono radiazione invece che emetterla. A un certo punto, a causa dell'espansione dell'universo, l'universo diventerà sempre più freddo e quindi i buchi neri potranno virtualmente evaporare. Però non illudiamoci di poter osservare in tempi brevi questa cosa, perché se avessimo anche un buco nero della massa del Sole, comunque impiegherebbe
10 alla 67 anni per evaporare. Questo significa che impiegherebbe più tempo della vita dell'universo ad oggi. Mi scuso con gli astrofisici per questa spiegazione estremamente semplificata, ma ci serve per capire il motore a buchi neri e ci serve per capire che i buchi neri emettono energia, possono emettere energia. Ma come potremmo sfruttare questa energia? Quindi come potremmo generare propulsione tramite un buco nero? Beh, creare un micro buco nero, diciamo un buco nero di una massa intorno ai 10 alla 12 kg, quindi un buco nero con la massa di una grande montagna. Un buco nero di queste dimensioni avrebbe effettivamente una temperatura più alta dello spazio circostante e quindi potrebbe emettere radiazione di Hawking. Noi potremmo catturare queste particelle, aumentarne l'energia e la temperatura a tal punto da trasformarle in plasma, che poi può essere o emesso direttamente ed espulso tramite un ugello per generare spinta, oppure può essere utilizzato per riscaldare un fluido di lavoro, tipo l'idrogeno, che poi verrà utilizzato come propellente, quindi lo scaldiamo, lo trasformiamo in un gas e poi lo espelliamo tramite un ugello in maniera classica. Attorno a questo buco nero c'è una zona di spazio-tempo chiamata ergosfera che ruota trascinata dall'energia del buco nero. Bene, ora possiamo forzare un effetto radiazione di Hawking sfruttando l'ergosfera. Possiamo lanciare una particella verso l'ergosfera, spezzarla a metà e farne cadere una parte dentro al buco nero. Ora, la particella che è rimasta all'esterno dell'orizzonte degli eventi uscirà dall'incontro con l'ergosfera con un'energia molto più grande rispetto a quella che aveva in precedenza. Da dove viene questa energia? Beh, dalla rotazione del buco nero stessa. La particella ha preso energia togliendo rotazione al buco nero. Questa sequenza è chiamata processo di Penrose e potrebbe fornire delle navicelle spaziali una quantità di energia infinita. Gli ingredienti? Un mini buco nero. Cose da ridere. Questo processo avrebbe un'efficienza enorme, quasi vicina al 100%, perché il buco nero, evaporando, converte praticamente tutta la sua massa in energia e quindi tutta quell'energia può essere poi utilizzata per generare spinta. Per dare un'idea, se anche perfezionassimo l'efficienza dei nostri propulsori chimici, quelli che utilizziamo per partire dalla Terra tutti i giorni per lanciare cose nello spazio, potremmo raggiungere al massimo un 30-35 forse per cento, ma non di più. Ebbene, un micro buco nero come questo potrebbe emettere una potenza pari a 10 alla 24 watt, che per darti un'idea è 6,7 trilioni di volte più potente del Saturn V, il razzo della Luna, e 350 miliardi di volte in più rispetto a tutta la potenza generata dall'umanità in un singolo anno. A livello fisico, questi principi funzionano. Non c'è nulla che impedisca fisicamente di avere un motore che funzioni in questo modo. Ma le sfide ovviamente sono diverse. Innanzitutto dovremmo creare un buco nero. Oltre a ciò, un buco nero di queste dimensioni evaporando durerebbe poche ore o pochi giorni, quindi dovremmo avere modo di rimpinzarlo continuamente di energia. Insomma, lasciando stare i costi esorbitanti che sarebbero inestimabili attualmente, non potrei neanche darvi un ordine di grandezza di quanti trilioni di dollari costerebbe un motore del genere, ma la cosa interessante è che solo costruire questo buco nero e mantenerlo vivo e non farlo prosciugare ci farebbe spendere una quantità di energia che molto probabilmente è maggiore di quella che ne ricaveremmo. In particolare potremmo stimare una quantità di energia pari a 1,5 trilioni di volte quella rilasciata dalla bomba di Hiroshima. Una tale quantità di energia è di fatto inaccessibile a noi al giorno d'oggi. Tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video è pura speculazione. Che sia fantascienza e rimanga per sempre tale è molto probabile. Ciononostante è sempre bello immaginare quali tecnologie, quali possibilità la fisica ci possa regalare. E anche oggi lo abbiamo fatto insieme. Bene ragazzi, questo video termina qui. Spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel like e farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!